Buongiorno, va bene, mi chiamo Andrea Bonfiglio, lavoro presso il Centro Politica e Bioeconomia della DECREA e di recente sono stato inserito all'interno del gruppo di valutazione e monitoraggio per le mie conoscenze e l'esperienza acquisita in merito alla metodologia che sto per presentarvi. L'obiettivo di questa presentazione è di illustrare una proposta metodologica basata sull'utilizzo di reti neurali per la stima di target finali intermedi previsti nel prossimo periodo di programmazione. Prima di presentarvi la metodologia, è bene chiarire l'importanza di stimare i valori di target. Perché è importante? La prima motivazione è ovvia, è legata al fatto che l'indicazione di valori target intermedi e finali nei piani strategici nazionali risulta obbligatorio, un requisito legale. La seconda è che la valutazione ex ante è chiamata a valutare la qualità dei target indicati. Che cosa significa? Significa che questi target devono essere realistici e devono essere coerenti con le risorse finanziarie allocate. Inoltre, la valutazione ex ante deve anche valutare se sono state adottate metodologie per la stima di target finali e intermedi, tenendo conto di possibili variazioni, di possibili scostamenti. Ma quale metodologia va adottata? Certamente deve essere una metodologia teoricamente ed empiricamente fondata, che significa che deve avere una base teorica e deve essere già stata applicata empiricamente con successo. Deve essere in grado di produrre, questo ce lo chiede la Commissione, output realistici che siano ancorati all'esperienza. Inoltre deve poter fornire intervalli previsionali in modo da tener conto di possibili scostamenti. Per questi motivi proponiamo come rete neurale l'impiego di reti neurali che possono avere un duplice utilizzo. Anzitutto quello di stimare propriamente i target intermedi e finali, ma anche quello di verificare e validare le stime eventualmente fornite utilizzando altri criteri o altri metodi, raffrontandole a quelle stimate dalla rete neurale. Che cosa sono le reti neurali? Sicuramente ne avete sentito parlare, quasi non si parla d'altro, rientrano nel mondo dell'apprendimento automatico dell'intelligenza artificiale, risultano ampiamente utilizzate per le finalità più disparate, dal riconoscimento facciale, alla robotica, alla pilota, alla guida automatica, alla classificazione dei testi, fino alle previsioni finanziarie, previsioni meteorologiche e così via. Che cos'è la rete neurale? Un'astrazione, una rappresentazione di un, direi semplificato ovviamente, di un sistema nervoso centrale biologico con cui condivide due proprietà fondamentali. La prima è la capacità di elaborare l'informazione in parallelo. Più neuroni possono quindi occuparsi, possono elaborare la stessa informazione allo stesso tempo e la capacità di apprendimento e generalizzazione basati sull'esperienza. Si compone di neuroni artificiali altamente interconnessi tra loro che presentano notevoli similitudini con i veri neuroni. Inoltre, per poter funzionare, va addestrata fornendogli degli esempi che sono rappresentati da dati di input e dati di output in modo da consentire alla rete di identificare la relazione che lega gli input agli output. Diciamo che una rete neurale presenta numerosi vantaggi ed è questo il motivo principale per cui abbiamo optato per questa metodologia. Fra i vantaggi vale la pena ricordarne alcuni, fra cui quello che già vi ho menzionato, la capacità di apprendimento e generalizzazione, quindi di previsione in base all'esperienza passata. L'altro è la capacità di modellare le relazioni non lineari che caratterizzano i sistemi che noi tutti conosciamo, economico-sociali, e che si riflette in sostanza in prestazioni migliori rispetto ai modelli tradizionali e nella possibilità di stimare una pluralità di output nello stesso tempo, a differenza invece di metodi tradizionali come la regressione lineare. Inoltre, la rete neurale rispetto ad altri metodi ha un'elevata capacità nel tollerare la presenza di errori che si presentano nei dati, che addirittura conferisce alla rete neurale una notevole robustezza. La presenza di errori in taluni casi aiuta perfino ad aumentare la capacità di generalizzazione. Difatti, una delle tecniche statistiche utilizzate
proprio l'introduzione di rumore casuale per aumentare il dataset e per, in caso di scarsa disponibilità di dati, per accrescere il grado di generalizzazione della rete. Nel nostro caso, per poter usare la rete neurale come metodo di stima dei target intermedi e finali, risulta anzitutto fondamentale creare una tavola di corrispondenza o di concordanza che metta in relazione gli indicatori di risultato che si vogliono stimare con le tipologie di intervento riconducibili a quell'indicatore, nonché le misure e gli indicatori dell'attuale e passata programmazione meglio corrispondenti a quelle tipologie di intervento. Quella che vedete è un primo tentativo che abbiamo fatto noi internamente di tavola di corrispondenza, relativa all'indicatore di risultato R1, che richiede la stima del numero di persone che beneficiano di sostegno alla formazione, consulenza e cooperazione per l'innovazione. Quello che è stato fatto è individuare le tipologie di intervento riconducibili all'indicatore R1 e che riguardano in pratica formazione, consulenza e progetti cooperativi per l'innovazione, gruppi operativi, e poi abbiamo proceduto con individuare quelle che sono le misure e gli indicatori più simili del PSR 2007-2013, PSR 2014-2020. Che dati servono? I dati che servono alla rete neurale per essere addestrata adeguatamente sono la distribuzione temporale dei target realizzati nell'attuale precedente programmazione per indicatori e autorità di gestione, nonché la spesa programmata e la spesa realizzata finali per autorità di gestione e per misura. A questo riguardo va precisato, è doveroso precisare che questi dati sono già disponibili, infatti la rete rurale dispone delle serie storiche per tutti gli indicatori di risultato di output dell'attuale e precedente programmazione. Ma in pratica, che cosa permette di fare la rete neurale? Beh, una volta che è stata addestrata dandole in pasto appunto i dati storici, dati di input, dati di output, per ogni indicatore consente di prevedere la distribuzione temporale dei target dal 2023 a fine programmazione, specificando semplicemente la regione, in quanto i risultati variano ovviamente in base alle caratteristiche specifiche della regione, la spesa programmata per il periodo 2023-2027 e la percentuale di spesa realizzata, che può essere, quindi rapporto spesa realizzata a pagamenti, spesa programmata, che può essere posta pari a 100, quindi ipotizzando che tutta la spesa programmata venga spesa, venga realizzata, oppure alla percentuale media storica per ottenere una rappresentazione più fedele, più realistica del passato. Nel caso di più tipologie di interventi riconducibili ad uno stesso indicatore, come abbiamo visto nell'indicatore R1, in cui coinvolta formazione, consulenza e innovazione, nella forma di cooperazione destinata all'innovazione, gruppi operativi, vengono addestrate ed eseguite tante reti neurali quante sono le tipologie di interventi, proprio per tenere conto della diversità, della specificità degli interventi. I risultati poi vengono aggregati. Diciamo che la tabella che vedete rappresenta un esempio di output prodotto dalla rete neurale e mostra la distribuzione temporale cumulata prevista del numero di partecipanti alla formazione per autorità di gestione per il periodo che va dal 2023 al 2029, ipotizzando una spesa programmata per regione pari a 1 milione di euro. È una spesa realizzata pari al 100% della spesa programmata per ciascuna regione. Si tratta ovviamente di un dato provvisorio, solo indicativo, che non va in nessun modo citato e riportato in altre sedi. Uno dei vantaggi di questo metodo è che consente non solo di quantificare una stima puntuale, ma anche un intervallo previsionale, per tener conto di possibili scostamenti, cambiamenti, altri fattori, come indicato, suggerito dalla Commissione. Per esempio, nel caso dell'Abruzzo, si può dire che a fine programmazione lo strumento prevede che venga realizzato un numero di partecipanti alla formazione pari a poco meno di 1.000, investendo 1 milione di euro, e che questo numero possa variare dal meno 18% al più 32%, ossia l'intervallo 765-1238.
Per quanto riguarda gli sviluppi successivi, e con questa diapositiva termino, proponiamo di organizzare il lavoro nelle fasi che vedete a schermo, ossia, quindi anzitutto, realizzare a breve un report metodologico con un esempio applicativo che descriva la metodologia e i suoi fondamenti. Poi intenderemo completare la tavola di corrispondenza, la tavola di concordanza tra nuovi e vecchi indicatori, tenendo conto però che per gli indicatori la cui stima dipende dalle scelte regionali in materia di interventi è assolutamente richiesta quindi la collaborazione da parte delle regioni. Per gli altri indicatori possiamo muoverci autonomamente, ma per questo dovremo attendere appunto la collaborazione delle regioni. Poi procederemo con la raccolta e la riorganizzazione dei dati mancanti, con la creazione e addestramento delle reti neurali e poi avremo intenzione di mettere a disposizione di valutatori di regioni e ministero uno strumento online per la produzione oppure per la verifica delle stime di target intermedi e finali.